prendete questi gattini che sono così bellini, vi daranno tanto affetto, dormiranno con voi nel letto. Un video appello di Giova, Lorenzo Cherubini, ed il gioco è fatto. 7 gattini che erano stati abbandonati sono in procinto di essere adottati. 4 hanno già trovato famiglia, 3 la troveranno presto. Il post a cui il noto cantautore cortonese fa riferimento è quello del dottor Alberto Brandi, stimato veterinario della Valdichiana Aretina, che qualche giorno fa aveva appunto pubblicato sulla sua pagina Facebook le foto dei gattini che erano stati abbandonati. A distanza di soli 3 giorni gli amici pelosi hanno trovato casa, ma questo caso indubbiamente singolare porta di nuovo all'attenzione la brutta abitudine di abbandonare gli animali, soprattutto nel periodo estivo. Si ripete tutte le estati. Noi penso ogni anno diamo in adozione, anche grazie un po' al tantan di Facebook eccetera e anche di Lorenzo, centinaia di gattini, ma centinaia, anche andando in giro, diciamo, per i social vediamo che sono continui appelli per fare adottare i gatti. Questo secondo me non va più bene, cioè è una situazione che va affrontata secondo me dalle istituzioni, dai comuni, dalla ASL. Cioè bisogna fare in modo che la sterilizzazione divenga in qualche modo obbligatoria, perché se non, dove non arriva la coscienza civile deve arrivare un altro tipo di coscienza, che è quella pubblica, che deve imporre certe cose, perché altrimenti noi privati ci ritroviamo a far fronte a delle cose che non sono il nostro compito. Noi lo facciamo per amore degli animali, ma non è la nostra né professione né purtroppo la missione, nel senso che non abbiamo nemmeno la struttura per farlo.